Terra dei Giovani è l'evento che è stato organizzato qui a Caivano per la raccolta di pneumatici. Qui con me c'è uno dei responsabili della Protezione Civile di Caivano, Marco Lanzetta. Marco, com'è stato organizzare questo evento? Allora, l'evento riprende un po' quello che noi abbiamo già iniziato 4 anni fa, in merito a una convenzione stipulata con Ecopneus che ci permetteva di recuperare gli pneumatici sul territorio e di smaltirli a costo zero, in accordo anche con il Ministero dell'Ambiente. È stata diciamo, organizzata questo evento soprattutto sulla proposta delle associazioni volontarie del territorio, perché sul territorio caivanese c'erano diversi cumuli di pneumatici che potevano essere oggetto di rogo nelle terre di Caivano. L'evento si è organizzato grazie al supporto dei ragazzi delle varie associazioni che collaborano con la Protezione Civile e soprattutto per patrocinio da parte della Commissione straordinaria e l'impegno da parte del responsabile del settore tutela ambientale e protezione civile del Comune Caivano, l'architetto Raffaele Celiento. Quanti pneumatici sono stati raccolti oggi, più o meno? Più o meno ad occhio la previsione è stata maggiore di quella, cioè in effetti sono stati raccolti più pneumatici di quelli previsti, perché ad occhio la stima, quando uno va a verificare questi cumuli, sono spesso nascosti da vegetazione. Oggi abbiamo raggiunto quasi tra i 450 e i 500 pneumatici e speriamo di fare altre di iniziative del genere e coinvolgere sempre più cittadini, perché è una buona educazione allo smaltimento regolare degli pneumatici. Siamo con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. Qui abbiamo la delegazione di Caivano e Cardito. Voi avete collaborato anche voi all'evento. Non è la prima volta. Com'è stata soprattutto l'esperienza che avete vissuto oggi? Vabbè, prima di tutto volevo ringraziare i responsabili della Protezione Civile del Comune di Caivano, Marco Lanzetta e Celiento, nonché il supporto del commissario De Vivo. È stata una bella esperienza, soprattutto perché ricordiamo che la Protezione Civile, oltre a gestire l'emergenza, gestisce anche ciò che è la prevenzione e la sicurezza. E cosa meglio di mettere in sicurezza e prevenire i cumuli di gomme usate che vanno a inquinare il nostro territorio. È stata una bella esperienza e soprattutto quello che noto è la partecipazione dei giovani, quindi da questo si nota che comunque i giovani stanno cominciando a sentire realmente cos'è la difesa del territorio e cos'è mantenere in sicurezza il territorio in cui vivono. Grazie ancora, arrivederci per le prossime edizioni. E lei invece ha una domanda semplice, ha fatto un po' da capo per tutti i ragazzi, quindi ha lavorato di nuovo con i ragazzi dopo tanto tempo. Com'è stata l'esperienza? Io sono iscritto da circa un mese e ne sono proprio pienamente felice di partecipare in questa esperienza e voglio ancora partecipare ancora, sono molto contento e felice. Più iniziative sul territorio e presto ne faremo ancora altre. Qualcosa da dirci al riguardo? Voglio solo ringraziare questi giovani che si sono messi a disposizione e hanno dato tutto. Con Giuseppe Nocerino, che è responsabile delle Guardie Ambientali d'Italia qui, sezione staccata a Caivano, che fa un lavoro abbastanza ampio sul territorio per quanto riguarda l'osservazione, il controllo, il monitoraggio. Ieri ha partecipato alla pianificazione. In realtà il lavoro viene già da un bel po' di tempo. Sì, così è. Innanzitutto noi siamo le Guardie Ambientali d'Italia, distaccamento di Caivano, quindi siamo firmatari del patto Terra dei Fuochi e quindi automaticamente in questo patto si prevedeva già nel 2013 il controllo del territorio come antiroghi, antisversamenti. Avendo stipulato con l'Ufficio Tutela Ambientale una convenzione, quindi noi siamo presenti sul territorio e facciamo questo tipo di operazione. Cerchiamo di controllare anche quelle zone extraurbane, confinanti, dove quasi nessuno ci va, se non l'agricoltore o il contadino, in strade disastrate e quant'altro, e cerchiamo di verificare e di controllare anche, visto l'articolo, la legge 20 del 2013, che prevede un registro dove tutti i rifiuti vengono registrati, di individuare questi materiali pericolosi. In questa occasione è stata toccata i pneumatici, per cui abbiamo fatto questo lavoro preventivo, cioè quello di girare, di controllare il territorio e cercare dove c'erano questi accumuli di pneumatici.
Qui ci sono i professori che hanno aderito al progetto, il professor Fulvio che ha deciso di collaborare, però soprattutto dando un messaggio, quale? Sì, raccontare un po' l'esperienza. Grazie ai miei alunni mi hanno nominato questa iniziativa, che è lodevole, è bella, cioè prendersi cura del territorio. Abbiamo fatto insieme questo cammino ed è emerso proprio questo mix, questo connubio con i ragazzi. I ragazzi sono affascinati e sono rimasti meravigliati di questo territorio, così ampio e così bello, pieno di terre e di risorse. E noi più grandi abbiamo spiegato un po' le nostre tradizioni, la nostra identità, la nostra origine, e con molta gioia e molta diciamo responsabilità loro si sono prodigati affinché il territorio potesse risollevarsi da quello che è il problema nostro di Caivano, no? Quello che è della terra dei fuochi. E ho visto in loro tanta gioia, tanta spensieratezza nell'affrontare questo cammino, questo compito. Sono state individuate 5 aree di interesse dove abbiamo prelevato tantissimi pneumatici. Ovviamente abbiamo evitato tanti roghi. Come si prospetta l'idea? Qui abbiamo evitato che il nostro territorio si riempisse ancora notevolmente di diossina, perché i fiumi che producono questi pneumatici contengono molta diossina. Però questa è anche la conclusione, insieme a tutti i ragazzi, di un percorso che abbiamo iniziato tempo fa, cercando di salvare il nostro territorio dalla plastica e evitando maggiormente questi roghi. Salviamo il nostro territorio vuol dire anche avere un'agricoltura più sana e più sostenibile.